Bentornati su Salvo, aggiornamento pandemia, ma noi lo diciamo in giro, lol. Allora, praticamente, di cosa stiamo parlando? È un virus. È 2 anni che sta girando, girando, mutando, girando e mutando, e chi più ne ha più ne metta, e ne paghiamo tutte le conseguenze. Ovviamente, parere mio personale, non solo mio, a quanto leggo in rete, è un virus su commissione. Cosa vuol dire? Alcuni governanti potenti col soldo sono andati dalle case farmaceutiche non so quali: producimi sto virus, non farlo troppo violento, voglio più potere politico, in cambio io ti faccio vendere il vaccino. Perfetto, stretta di mano, fanno girare il virus, fanno vendere i vaccini. Allora, alcuni ricercatori scientifici, scienziati, che più ne ha più ne metta, hanno detto che se siamo tutti vaccinati, il virus gira il triplo, si immunizza al vaccino e diventerà vaccino resistente. È logico. Questa cosa la stiamo vivendo da una cinquantina d'anni, se non vado errando, con l'influenza. L'influenza è un virus, 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 tanti virus in giro. Cosa fa l'influenza? L'influenza si adegua, vede il vaccino, diventa vaccino resistente e poi di conseguenza. Allora, in piccola interruzione di servizio, stavo dicendo che l'influenza, che è arrivata anch'essa dalla Cina, arrivata in Italia, dove c'era un investimento maggiore per gli ospedali, quindi molta gente è finita in ospedale, non hanno fatto tutti questi casini, e poi ogni anno si è ripetuto, ogni anno cambia il vaccino e c'è da sempre. Cosa ci fa capire questo? Ci fa capire che ovviamente per questo virus sarà così, sarà la stessa identica cosa, cambierà, cambierà, cambierà. Vaccino, 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 cambierà, cambierà, cambierà e sarà così per sempre. Perché lo hanno voluto i politici. Così, in questo modo, loro possono chiudere i confini, controllarti il conto in banca, che è la prima cosa che fanno, controllarti il conto in banca con la scusa del Covid per prenderti più tasse, bla bla bla, bla bla bla. E così hanno maggiore potere politico all'interno della propria nazione. Se lo notate, nessuno bisticcia con le altre nazioni perché non mi fa entrare. Perché non ti faccio entrare? No, ognuno è padrone nel suo recinto di fare quello che preferisce, per non dire altre parole. Questo è il motivo per cui esiste il Covid. Maggiore potere politico, maggiore controllo sociale e maggiore controllo economico. Adesso si stanno sbizzarrendo con i controlli di ogni genere, numero INPS e tante altre aziende, per vedere quanto spendi dall'ortopedico, per vedere quanto spendi qui, lì, lì, destra, sinistra. Vedono cosa dichiari e se c'hai 1 euro in più che magari hai trovato per strada, finisci in galera e buttano via la chiave. Però per i grandi evasori fiscali, e chi se ne frega, non pagano tasse, sono lì. Le grandi compagnie, leggo come Amazon, Google, Facebook e più ne ha più ne metta. E così, quindi chi ha più soldi meno paga, uno statale invece deve sempre pagare quello. E se io, mettendo il caso fossi uno statale, ricevo 100 euro da mia zia, e no, ma la devi dichiarare la donazione qua, ma saranno soldi miei, ma saranno cazzi miei, ma te ne vai a fare. Cioè, non so se mi spiego, cioè anche le donazioni. Non posso parlare male dei politici perché è un reato, a quanto pare, quindi non ne parlo male. Però vabbè, abbiamo capito che a nessuno interessa. Poi quando ci passi. Comunque, tornando a bomba, come l'influenza ci insegna che si ripete, anche questo virus si ripeterà. Quando saremo tutti vaccinati, diventerà vaccino resistente. Per cosa abbiamo fatto il vaccino? Per niente, o più o meno, perché tanto poi beccheremo la versione vaccino resistente che ti fregherà, perché succederà, è già successo, sta succedendo, hanno chiuso Israele, tutti vaccinati, ci sarà un motivo. I politici vogliono soltanto il controllo politico ed economico, non vogliono niente di più, quindi a loro maggiore il disagio e più interessante la questione. Perché così, lo insegna la storia, sono cose che si sono ripetute, si crea il disagio, eccetera, eccetera. Quindi tra un po' si ritorna a zona gialla, arancione, rossa, si richiude tutto, anche col vaccino, perché col vaccino tu trasmetti il virus e lo fai girare. Quindi, per
Per adesso non lo stanno dicendo completamente, anche se comunque ti dicono se sei vaccinato devi portare la museruola e devi mantenere la distanza di sicurezza. Come sono vaccinato? E questa è la prova lampante che insomma vaccinato no, non cambia niente. L'unica cosa che cambia è che magari prendi la cosa in una versione più lieve. Forse, aggiungo forse, e io sono vaccinato. Quindi per adesso spingono sui vaccini. Una volta che saremo tutti vaccinati, allora a quel punto sarà come per i non vaccinati, e no, però sapete, contagiate, lo fate girare, non uscite, non fate questo, non fate l'altro, bla bla bla, tutto chiuso. Perché così io lo sto registrando oggi Nicola, e poi ve lo ricorderò a seguire, ovviamente. Cioè, contando che io vivo in periferia, qua c'è più gente che in centro, non riesco manco a fare un video. Vabbè, ci siamo capiti. Se il video vi è piaciuto e pensate anche voi che questa sia una immane presa per il culo e che ci bloccheranno, ci chiuderanno forever, condividete il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale per supportarmi. Per adesso ho ancora 19 iscritti e sono contento, o meglio di niente. Quindi, ciao da Salvo e fanculo al Covid, che tanto ormai c'è, si moltiplicherà e resterà per sempre. L'hanno voluto i politici, ricordatevelo sempre. Non ve lo verranno a dire, ma è logico, è da laboratorio, cioè è già sfuggita la notizia, però vabbè.